Chiuso il Tour de Force di fine febbraio e messa in cascina la vittoria sul Siena, per il Pescara è in arrivo una settimana decisiva in chiave rincorsa terzo posto. 3 partite in 7 giorni, trasferta di Olbia di sabato, scontro diretto all'Adriatico contro il Cesena di martedì e derby al Bonolis col Teramo sabato 19. I 3 punti di domenica scorsa hanno lasciato immutate le distanze da chi è immediatamente davanti, Entella e Cesena, entrambe vincenti, ma hanno permesso almeno l'allungo su chi è dietro, l'ancora materica. La sostanza è che la vittoria coi sardi è d'obbligo per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalle dirette rivali. Il Pescara arriva bene all'appuntamento dello stadio Bruno Nespoli perché la squadra ha una buona condizione e da alcune gare a questa parte ha trovato una nuova fisionomia che le conferisce maggiore equilibrio. Va detto che Auteri già tra ottobre e novembre aveva ripudiato il 3-4-3 per inserire 3 centrocampisti di ruolo, ma ai tempi la squadra non aveva ottenuto le risposte attuali in termini di prestazioni e punti, tanto che il tecnico siciliano, dopo la disfatta di Pontedera, con un esonero scampato di un soffio, si era convinto a tornare sui suoi passi. Ora è diverso ed è presumibile che ciò sia dovuto al diverso spessore degli interpreti. Allora con Pompetti c'erano di solito Rizzo e Memusciai, ora ci sono De Risio e Pontissu. Più dinamismo, più letture tattiche e anche più qualità. Non solo, allora era Pompetti a giocare davanti alla difesa, ora lo fa De Risio con Pontissu e Pompetti mezzeali pronti ad alzarsi e supportare l'attacco, ognuno con le proprie caratteristiche. In un sistema del genere, il recupero imminente di Memusciai, da ieri si allena in gruppo, è fondamentale per dare un cambio di spessore ai 3 titolari e per lo stesso motivo Auteri spera a breve di ritrovare anche Diambò. Ieri in gruppo anche i baby Chiarella e Delle Monache, l'infermeria si svuota, Drudi ha scontato la squalifica, un Pescara quasi al completo mette nel mirino l'Olbia che dopo una fase di appannamento ha fatto il botto espugnando domenica scorsa il Braglia e interrompendo la striscia di 21 risultati utili consecutivi del Modena. Anche il tecnico dei sardi, Max Canzi, ha apportato dei correttivi ed ha sposato la causa della difesa a 3. A Modena i centrali erano Brignani e gli esperti Emerson e Pisano, con 2 mediani solidi come La Rosa e Lella, una strutturazione utile a dare modo ai 3 davanti di sprigionare il proprio talento, dal trequartista Biancu agli attaccanti Udo e Ragazzu, una coppia da 20 gol, 10 a testa, entrambi con dei trascorsi a Lanciano ai tempi della Serie B. Insomma, un avversario da prendere con le molle per il Delfino, che dalla Sardegna dovrà riportare ulteriori conferme del percorso di crescita che è stato intrapreso.